Eccoci qua. Ciao ragazzi, Vabbè. siamo ritornati. Dovevamo prenderci qualcosa. Eccoci qua, bella nerina. Eccoti qua. Ecco, così la vedono. Così viene vista un po'. Ecco qua. Sono con ignoto e niente, continuiamo. Che dobbiamo fare? Me lo sono già dimenticato. Devo andare a trovare l'amico di Rafael. Ah, qui non era il topastro. Il topastro era l'obiettivo del nemico di Rafael. So che non volevo spoilerarti. Ah, non era lui, quindi. Ok, Adesso capirai. andiamo. Questi segreti, segreti, sempre No, ma non te segreti. lo voglio spoilerare, No, scusa. era la battuta riferita a Monster Ah, Allergy. ok. Segreti, Vai. sempre segreti. Ma a me è molto bello Monster Allergy, lo consiglio per chi non se l'è mai visto. Ma non c'è più. No, di qua, scusa. Di qua. Vai. Qua in mezzo, ma vedo gente qui. Mi è appena passato quasi addosso. Fai con questo qui. Jurgir. Cosa cacchio sei tu? Cosa cacchio sei? Il nemico di Rafael. Ho capito, però. Quiet. Quiet. It's gone. The song is gone. The contract is completed. Tu chi diavolo sei? Mi è piaciuta questa canzone, contrario, di cosa stai parlando? I was bid by Raphael to slay every justice I found in this place. The contract was a song, one stuck in my head until I finished the deed. Ah. Ok. Non so se è il secondo o il terzo. Hai capito comunque? Sì, ho capito. Quindi diciamo che più il fatto che è un suo vero cattivo nemico è che sì. È un altro che aveva fatto un contratto con lui. Però sai che sono indeciso. Il 3, sai che sono indeciso tra il 2 e il terzo. Lui, il 3 è quello che abbiamo ucciso noi, il topo, Sì, esatto. eh. Però il 2 mi fa ridere perché stavo a riflettere. Perché dice: ah, sei in debito con me, ora sarai il mio alleato. Però non lo so, essere in debito con uno che appena mo si è liberato da una situazione. Conniving sack of worms. I should have known. I should have ripped his tongue out before he even spoke of this contract. Here I am, Yakir, tongue and all, Lol. precisely in time for a lesson in semantics. Devil's in the details, you see, and the details are in the fine print. You were to fulfill the deal. Nowhere does it stipulate you could subcontract the last kill to the first adventurer's party that came trotting along. In short, you're in breach of contract, my friend. Oh dear. Back to the hells with what we agreed. I have you now, Raphael. Pay the debt, and I will make this quick. Consider your position. You are about to forfeit what reputation you have left. No contracts, no fame, no power. You'll be a streak of excrement. Even lemurs will slither away from. Unless, of course, you consider instead my infinite mercy. A I new lemuri in deal, D&D sono dei demoni, the ragazzi, chance to demoni fight minori. this. Sì, infatti te lo stavo per dire, te lo stavo per chiedere, perché i lemuri, io immagino questi lemuri piccolini. No, 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 i lemuri sono proprio dei demoni in D&D di livello 2, cioè. Robetta. Fine. On one condition. No more songs.
LOL. Allora non guardare i film della Disney. But first, it would be only befitting if you reward your subcontractor. The greater reward for the greater hunter. Anything I leave behind is yours. Pick over it however you like. Quindi questo lo rivedremo lì. Lo rivedremo. Punto. Okay. Che cosa c'è qui? L'ultima sfera che ci manca. No, i cadaveri, vedevo tutta sta cosa qui. Che è successo? Ah, stai parlando tu, ok. Se avessero scelto la seconda, cosa sarebbe successo? Chiedo domanda. Niente, questo né più né meno. Ok. Bene. Trovato? Possiamo andare. Ah, hai trovato? Sì. Ah, pensavo perché che stavo esplorando qui, che cosa c'era? Fate i guanti della, per la sua armatura. Ok. Ah, forziere pesante. Uff, c'è un forziere pesante qui, vieni. Aprilo, aprilo. Mi devo fidare? Fidati. Forziere pesante, 100%. Ah, ma da scassinare? Sì. Ah, arrivo. Intanto guardiamo nelle casse, scusa. Sì. Ah, porcheria. Non ho notato proprio niente in realtà. Altra roba arrugginita. Ah, scarpe, stivali e cosa. Non si sa mai. Ti ho fatto venire per dire se appare qualcosa. E cosa hai trovato? Delle scarpe, niente di particolare. Ma mandalei a cuore scuro. Stivali scintillanti. Cosa fanno? Ripristinare l'ispirazione bardica. Ok, mandale all'accampamento allora. Ecco. Non abbiamo bardi nel gruppo. Però avevo quello strumento. Ah, è vero, ma io non ce l'ho più. Comunque non sei un bardo. Lo so, però era simpatico. Faccio come. Non puoi usarlo. Vabbè, ho capito. Però era simpatico come Brook di One Piece che si mette a cantare. Basta, smetto, scusate. Mo sono curioso se nella serie live action metteranno Brook e co. Io vedo come li se non credo che lo faranno mai, perché già One Piece già è tanto quello che hanno fatto la serie live action. Figuratevi se per andare più oltre di così. Ah, queste sono le qua c'ero le sfere. Una sola qua. Due. Le altre servono dopo. Ah, vabbè, però. No, una c'è già. Appunto. No. Che è successo? Stai qua! No, non riesco a... È scappata! Corri, fuggi, c'è il Nemesis! Vedi che non mi fa... Ecco, così non mi faceva spostare la schermata. Tutto normale. Aspetta che c'è la cutscene. No, me lo dici solo adesso! Beh, non è partita tanto, vai, guardala, aspetto. Adesso sì. Qualcosa okay. Non va? Nothing. Nothing's wrong at all. Ok, e allora? It's fine. Really. I just feel we're on the right track. I'm right where I need to be. Ok. Io del tipo, sì ragazzi, scendiamo. Ma sta parlando una cosa profonda. Andiamo. va bene, aspetta. Fai strada allora. Non posso muovermi, non so come si va. Devi schiacciare le gemmine. Ma io che cacchio
che ne so io. Qual è, qual è Gemma? Quelle sul piatto. Quale piatto? Ce ne sono due, dove siamo noi che ci stiamo, si sta muovendo? Sono due luci viola. Ah, ok, no, non lo sapevo. Una va giù e una va su. Non l'avevo capito, scusa. Hai preso l'altra gemma? Quell'altra? Sì, okay. Sì. E fu così che ce la dimenticammo. No. Una. Due. Comunque ancora non riesco a capire chi cacchio era successo nel ieri. Comunque funziona tutto, funziona. Dario aggiornamento, ok. Qualcosa dice che qualcuno ha salvato e non sei stato tu. Io ho salvato io. Ah, ecco, non so se... ma qua ci sta una leva. Sì, apriva questa porta da dentro. Ah, estro Jedi. Ok, adesso qua dovremmo riposarci noi. Ci conviene. Perché? Perché poi c'è una boss fight. Oh, ottimo. Riposiamoci. Sì. Così salviamo dopo essere riposati. Vediamo se c'è qualcosa da parlare, da chiacchierare. Sei sicuro? Partirà col 12.000 cutscene. Sì, sì, ogni volta ragazzi che rientriamo cutscene, a caso. Aspetta, già sono tutti qua. Oh, sono tutti qua, tutti qua. Allora può essere che succeda qualcosa. Sì, sono tutti qua. Siamo tutti in una posizione strana. Chi è compenetrato dall'altro, chi è boh, chi è... Si stanno spostando tutti quanti, aspetta che c'è tutto un caricamento. Ok. Bene. Ora vedo se parte una cutscene, perché... Boh. Oddio, ma la bambina era bella, ancora qua sta, non te dove andà? Poverina, ce l'ha lì. Ho capito, vicino a un'occhita a morte, proprio schifo. Ecco qua, mo' si sono caricata tutta la mappa all'interno, ok. Però bello l'accampamento che hanno, sai che mi piace troppo? Ok, sono dei profughi palesemente, però va bene. Te l'ho detto io. Ok, parliamo un attimo con Arabella intanto, giusto per vedere cosa ha da dire. Perché sa, ce la stiamo portando... vabbè, ma ancora ci troviamo nel tuo territorio, teoricamente, quindi è corretto che ancora sta qui, effettivamente. Solo che non riesco a parlarci, quindi a posto. Oh! Io sapevo! I can't believe it. I can't believe we found the Dark Lady's sacred crucible. Hai visto che è partita la cutscene? I can scarcely believe it's real. But I saw it with my own eyes. Felt the polished stone walls raised in Lady Shao's honor. Overwhelming. Basta, squittano tutto. Che cazzo è? Sei incazzata? Che è successo? Che gli hai fatto fare? Io niente. Ma stai cliccando tu, giusto? No, ce l'ha con Balthazar. No, non sei mai contenta, ho usato in prima persona, a te. Boh, non lo so. And be embraced by the Night Singer at its very core. The old ways were lost over time. Now some claim the rank simply okay. Killing us. Oddio, ho visto un cane che passare in mezzo. Sì, tutto normale, ragazzi. Many would attempt the trials, but few would succeed. Ok. E noi le abbiamo superate, ti. Effettivamente. Cosa ne pensi? No, tu e io. Perché non prendi la seconda? Adesso le la faccio, aspetta. Lady Shah is long gone. It would please her greatly to see him meet his long overdue end, I'll wager. Vediamo cosa ti dice. Sei contento? But go ahead. Ammettilo, non hai mai avuto una relazione come questa. Dai, io sono curioso. Vabbè, vedi tu. E la ragazza è tua. I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose that I need to find.
give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to do, well, then there should be more time. Oh, dai, hai fatto la scelta buona, dai. Sta guardando... Perché sono guardato? Hai visto gli occhi, eh? A chi stavo pensando? Ok, ok, vabbè, basta. What's on your mind? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, and it seems we have plenty in common. Ecco. Sono io che non riesco a avere una relazione che io... Come ha detto, aspetta, quello. And attractive company too. Cambia argomento. Come cambia argomento? Vabbè, cambia argomento. Vabbè. Vabbè. Ma tu la tua diavolessa? Ma non è un buon rapporto, rispetto a te. Prova. Aspetta che stavo parlando con la niente, la bambina non riesco a parlarci, a posto, tutto normale. Ma c'è un problema, secondo me... Ah, ce l'hai fatta? No, parlare con il tizio, più che altro. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection? No, meglio di no, meglio che mi lasci in pace, che mi mette ansia. È qua Karlak. No, lo so, no, io volevo parlare. Ah, prova a parlarci, aspetta. Ah, ci stai parlando? Devo dovuto premere il tasto destro. Ok, vabbè, niente di più. Vediamo cosa riesco a dire con Karlak. Anche se mi chiama sempre soldato, non è che poi è una bella cosa. Io credo che non ho avuto successo, niente. Ma quando mi... Beh, l'hai anche abbracciata, dai. Ho capito, però non mi caga proprio. Rassicurante. Ma perché mi dice sempre quello la prima? Vabbè, la clicco, però mette ansia. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live a thousand years in the hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand that. Ma stavo pensando. Ecco, ma finalmente. Finalmente. Perché tu ti clicca degli argomenti specifici prima di fare tutta la conversazione. Questa decisione è ovvio, per forza. Volevo vedere un attimo. Rispetto alla tua decisione, è bruttissimo. Cioè, in cielo ci sta, però è del tipo... And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Ma infatti perché devo fare questi argomenti pesanti? Che io non vorrei. Capito qual è la cosa brutta? Vedi? Almeno gli prometti di pensare prima che si trovi più tardi. No, ma... Ma che brutta cosa. Cioè, non lo so, perché so queste risposte così brutte? Non lo so. Lo sapevo. Vedi, perché sono tutte e tre brutte, capito? Ma io stavo pensando, no? C'è qualcosa che non va. Se lei ha il problema che ha troppo caldo. Se gli lanciassi una boccia d'acqua addosso? Non credo che funzionerebbe. Dici? Prova. Prova a parlarci. Hey soldier. Ecco. Servita niente? No. Niente. No. Ma io ho capito. Ma tutte le sue conversazioni sono state cattive, capito? Ogni scelta era la peggiore. C'hai ancora una chance in teoria. Neanche una per sogno. Sì, sì. A chi? Ah, sei. Tu stai dicendo. Effettivamente non lo sto cagando. Effettivamente è un bel po', poverino. Dove sei finita in tutto ciò? Non so neanche. Non la trovo, infatti. Dov'è?
Diventata. Ma aspetta, scusami. Ma è possibile che non ci sia? Ah, no, 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 guarda dov'è, guarda dov'è. Ah, eccola qua. Porca miseria, però. Vediamo se riesco a fare qualcosa. L'ho poi ignorata, ragazzi, con lei, è brutto a dire. Adesso è messa anche da sola lassù. Bugie e inganni. Una delle prime due. Sì, lo so. My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Ok, ci sta. Survival. My people have no use for cowards. L'ha detto con mezzo sorriso, non lo so perché. Sì, ma perché io sto. Io perché ho successo con personaggi che non mi interessano? Questa è la stessa cosa con, nella mia vita. Con le donne che non mi interessano ho successo. Con quelle che con mi Gale. Interessano, niente. Anche con Gale, ti ricordi? Psh, quello ho avuto tante, tante situazioni divertenti all'università, lascia stare. No, quindi dico qui con Gale. È uguale, stessa cosa. Vabbè, rispondiamo alla prima. Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Vabbè, volevo sapere. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped a Lithid enslavement and took to the astral. Ero curioso, volevo capire che cosa significa. A favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex. Without the looming threat of bearing children. Beh. Molti, effettivamente. Chi depone le uova? Lo giurista. Guarda la faccia sua, guarda la sua faccia, guarda la faccia sua. Shukiani. Githyanki chosen by. Che lei piace parlare delle sue cose, questo l'ho capito. Ok. Go on then. Hai visto che risposta? Vabbè. Hai pensato alla tragica fine di Tartu Play? Vediamo. Hai minchia ti insulta se glielo l'hai detto. Ci provo. No, 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 che era ilogia ste cose. Sì, l'avevo immaginato, l'avevo capito. Termina conversazione. Sì. Dai, vabbè. Comunque lei posò più conversazioni. Però sai che il gioco vuole che tu devi parlare tutte ste cose. Perché il gioco vuole che tu devi parlare con tutti i personaggi ogni volta per fare un rapporto. Solo che io ho preso delle belle una bella cornutazza. Cioè ho preso un bel palo da quello che mi interessava. Non c'è niente da fare. Niente, ragazzi. Capita. Perché sono pieno di moscerini addosso? Sono circondato da moscerini completamente.
Non ci siamo lavati. Vabbè, adesso ci laveremo, credimi. Molto rassicurante. Ma davvero, non sto scherzando. Se vuoi ti tiro una boccia d'acqua addosso. No, va bene così. Andiamo. Sì, va, andiamo. Dov'è il mio coso per andarmene? Sempre lì. C'è un problema, non l'ho caricato. Fai in basso, dal pannello in basso, no? Lascia accampamento, sì, meglio. Bene. Ci sei? Sono qui. Andiamo. Beccati sta cinematica. È partito da te, è partito con lei. Sì, sì, sì. È giusto che parta con lei. Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Meglio che stai in silenzio e lasciala le sue preghiere, fidati. All right. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Che succede? È bellissimo. Vedi tu. Avanti allora, dai, lei è bella convinta. Andiamo? Sì, sì. Non posso entrare. Aspetta, che succede? Perché mi fa attaccine? Che cosa è successo? Non perché ho... hai rifiutato? No, perché non ho capito la cinematica. Parte una cinematica e non ho capito che era successo. Ah, se mi avete chiesto sei pronto per passare? Eh no, c'è la cinematica, ecco perché. Ecco, ora sì. No, perché volevo vedere la cinematica, non me l'hai detto, quindi... non l'avevo capito. No. Cosa, no? Si è chiuso tutto. Eccolo lì. Io te l'ho detto. Crashone. Meno male che avevo salvato. Vabbè, ma dov'è? Me lo aspettarmelo effettivamente. Ma perché ogni tanto sclera così? Non riesco a capire. C'è un calo di connessione, c'è qualcosa che non va. Boh. Guarda il lato positivo, io sto giocando a Final Fantasy 7 Remake e non vedo l'ora di arrivare. Perché è davvero strano. Ma secondo me è un calo di connessione. Delta. È là, mi senti? Non ti sento più. Mi senti? Delta. Non ti sento. Ho capito che mi senti. Pronto? Ok, adesso ti sento. Non me lo chiedere. Non me lo chiedere. Non so, tutto malissimo. Andava tutto quel paese. Non lo so che è successo. Meno male che ho salvato. Meno male. Meno male, ho fatto la testa grossa così. E infatti è scaduto il server. Mi dice, è scaduto la cosa del server. Grazie. Vabbè. Nel frattempo che Gnoto riapre il server. Stavo facendo di ricordare a Gnoto che essendo che sto giocando a Final Fantasy 7 Remake, non vedo l'ora di arrivare a quella bella parte con Cloud. Che balla. Mamma mia. No, ti prego. È bellissima quella parte, soprattutto quando è vestito da... da donna. È troppo bello. Ma che poi il bello non è quando lo truccano, lo vestono in quel modo. Ragazzi, è la parte... la danza che fa con la musica. Uno. Con il frocione che balla lì di fianco a mamma te. Mia, ma la parte più divertente è anche quando devi andare là vestito da donna, che praticamente tutti quanti, oh che bella ragazza, oddio ma quanto è bella, ignorando che è belli. Io la prima volta che ho giocato sono morto. E parentesi, non ho mai giocato a Final Fantasy 7 originale, quindi vederlo in diretta una cosa del genere, sono morto, signori. E non vedo l'ora di portarvelo e farlo vedere a voi, a tutti voi. Beh, sì, è solo una cosa, sto notando che la mia telecamera è storta e non mi piace. Mi vuoi inquadrare bene? Oh, forse un po' troppo. Sto cercando di capire quanto. Troppo bene. Eh? Troppo bene. Che cosa?
No, niente, stavo leggendo una roba. Tutto a posto. Dimmi quando Sì, sei sì, sì. Sì, disponibile. certo, Disponibolo. aspetta. Comunque, una piccola curiosità, io non so, ignoto se tu hai giocato per PS4 quando Final Fantasy, no? Tu lo sai che se tu nella missione con Tifa all'inizio, quando ti domanda come deve essere vestita, se tu scegli una delle tre opzioni, ti cambia il vestito. Quando la incontri dentro il carro? Ah sì, Sì, ho veramente? scoperto questo bel trucchetto. Ah. Infatti ora non mi ricordavo quando ho giocato tempo fa qual è stata la mia Ovviamente opzione. diciamo tutti come vogliamo vederla vestita, Tifa. No, Io sportiva, onesto. io non voglio vederla vestita. Tu fai schifo. Dai, No, no, è un pensiero che condividono tutti, oggettivamente. vabbè, oggettivamente, minchia. Cioè, Tifa e C18 se la giocano molto. Dai, no, non me lo potete negare una cosa del genere. Mamma mia. Comunque, Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio, Motomondiale. Chi? Pecco. Un MotoGP. Ah, figurati, non mi sorprende. Cazzo, è delle nostre zone, Ma scusa, il MotoGP, scusa, in che senso ha vinto? Aspetta, mi sono perso. eh. Ha vinto il campionato oggi. Vabbè, però come posizione è la... che è? Ah, È primo. MotoGP! Ma dove Cosa ho detto, scusa? ero fissato con Formula 1, perché tanto in Formula 1 non c'è proprio competizione con quel... Campione del Scusate. mondo, ho vinto Valencia. Ah, ok, scusa, non l'ho seguito MotoGP in questo periodo, ho avuto un inferno, non ci ho pensato proprio. Ah, grande, ottimo, ottimo. No, 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 non l'avevo associato, scusami, colpa. Ma stavo a pensare ad altro. Buono, che bello, questa è una cosa bella, raga. Quale? Va, vuoi sapere qual è la cosa bella? Lui è originario di Chivasso, lui, a 20 minuti da Ivrea. Quindi è vicino alle nostre zone. Buono, sì, vicino alla tua, sì, alla tua zona, Eh sì. sì, vicino a me, a 20 minuti da qua, da dove abito io. Mamma mia, no, questa è una bella cosa. Vabbè, In macchina. Quindi sì, ci sta. No, alla fine un po' di Piemonte. ci sta ti posso leggere per favore i server? Va bene. Allora, c'è il. Io sono al 60% comunque. Ok, mo te lo dico subito delle altre sale. Giusto per fare. Dante Lobby, non lo so perché. Poi c'ha scritto una cosa tutta in tedesco. No, no, scusami, in russo. Poi c'è uno che ha scritto "Oh!" Fantastico. Poi abbiamo in tedesco Itachi Sensei, ho paura. Faron, ok. Ralph Legends. Alexander. Ah no, Alexandrus Radu. Ok, vabbè. E poi c'è uno francese. Leggo qualcosa in francese. Assolutamente no. Mentre si sta preparando qualcosa. Sta preparando? Ok, io vado. Torno subito intanto. Eccomi, eccomi. Ok, sono al 100%. Domanda molto curiosa. Io diciamo al pubblico, soprattutto ai giovincelli, che esiste la serie D&D, la serie animata del 60. Perché no?
Quella cosa, no. È una di quelle cose che dici, ok, mi piace perché non c'è nient'altro di simile. Poi più avanti capisci. No, no, io lo conosco, io lo conosco tutto, l'ho visto. E mi piacque. Ok, lasciamo stare lo stile perché giustamente era, una, era anni 60, anni, anni 60. Io lo lascio stare. Però era simpatico, non era malvagio, perché era troppo... Ok, era per molto per ragazzini, eh. Ah, sto entrando in tutto ciò. Però stiamo parlando del periodo di He-Man, cioè stiamo parlando di quel periodo, signori, quindi... Ecco, He-Man lo consiglierei di farlo vedere. Per quello quindi meno guardatelo, ragazzi, ma non quello nuovo di Netflix, cioè sì, anche quello nuovo di Netflix, ma prima guardatevi quello originale, il classico. Sì, capolavoro supremo. Ok, sì, no, stanotte le gioco tutta una carrellata, mi ero uscita laterale, ok, tutto a posto. He-Man, bellissimo. Vabbè, ma ci sta anche la poi tanta roba, eh. Ah? Ma no, aspetta, perché He-Man c'è quello vecchio, poi c'è Master of the Universe, tipo una roba del genere, sì, carino, e poi c'è quello nuovo di Netflix, che Master of the Universe è un remake praticamente. Sì, però mi piace di più, infatti. Mi piace rispetto a quello. Ah, a me piace quello originale, non ci sono cazzi che tengono. Il doppiaggio è fantastico. Ma tutto è bello, anche l'animazione. No, era studio. In stile Scooby-Doo, i primi Scooby-Doo. Sì, sì, vero, molto, molto. E poi la sigla. Sì. Sì, nel primo cioè, vogliamo mettere tanta roba. Sì, vero, era molto... No, cioè, guardatela perché... Tanta roba. Merita. Per chi non sapesse chi è He-Man... Per il potere di Grayskull. Per chi non lo sapesse, esiste pure il film degli anni 80 di He-Man. Sì, il biondone che non impegna. Il come si chiama? Il cantante. Perché è un momento privato, scusami. Non ne so, io non ho mai privato. Non lo posso accedere. Nino D'Angelo, sembra Nino D'Angelo. No, cuore è oscuro, non posso vedere l'interazione. Adesso? C'è un problema. Vabbè, sta entrando nell'acqua, Susan. Vabbè, non è nudo, però. Vabbè, pazienza. Dicevo, He-Man degli anni 80 sembra Nino D'Angelo. Madonna, tantissimo, tante battute. Hai fatto caso? Sì, vabbè, lasciamo stare. Pompato. Oddio, che è successo? Svegliati, che è successo? Siamo tutti morti. We are in the new world. Adesso scoprirai il boss di questa scena, cioè di questo capitolino. Ok. Spero niente di pericoloso. Oh no, l'hai già conosciuto. Lol, cosa gli ho fatto sbloccare, ignoto. Sì, ragazzo mio. Porca miseria. Oh. C'è un problema qui, io non... È rimasto fermo l'immagine, ok. E vedi cuore scuro che parla? Sì, adesso sì. Dice, questa è la coltre oscura. Anche la musica, ragazzi, musica di questo pezzo è veramente bella. Ok. Ciao Ermac, tutto a posto? Oddio, sai cosa sto pensando? Sì? A paro di carne, ma ho pensato, wow, usiamo il campanello, quello va contro suo fratello, sai che pariata? Non lo so se arriva. Lo possiamo provare? Provare, tu non l'hai mai tentato? No, perché io l'ho usato, beh, io ho fatto un paio di scelte diverse. Ok, tocca a te, ok, come sei finito qui, che posso... Vedi come... Fai come fa? Attacca diretto. Raise one finger to me, and I'd sunder you like lightning would a rotten oak. Now, sono io il dio dei fulmini. Adesso ragazzi, la musica che c'è in questa in questo pezzo qua è veramente veramente bella. Non lo sentirete mentre... perché rischio copyright. No, non puoi. Ah? Non penso che sia protetta da copyright. No, purtroppo ogni gioco l'hai pagato, Delta. Lo so, ma mi rompono il cacchio stesso.
Ho visto che molta gente non mette non mette musica. Ma è bellissima. Allora, io la sento, però il fatto è che è molto bassa, quindi nella live non credo che la sentire. Sì, devi farlo. Oh, la tempistica. Oh cazzo, mi sono dimenticato di fare una cosa importantissima. Dica. Devo togliere i tuoni quando salto. Seguimi, eh? Sì. Guarda, mamma, come Neil Armstrong. È vero. Guarda io! Quanto è divertente sta cosa, ok. Oddio. Aspetta che manca qualcuno. Sì. Manchi tu. Thor. Madonna, più vicino di me. Ok, fantastico, scusatemi. Uccidilo, Argo. Intrusi, però dico intrusi, non niente. Sì, voi siete intrusi. No, dici ascolta. E anche Baltazar, perché? Vabbè, grazie. Hai capito chi è il boss, no? Sì, purtroppo. Neanche per quello che mi serviva lei. Dove si salta? Ah, ok. Non capivo dove. Sì, non è molto intuitivo, effettivamente. Madonna, veramente da qua? Aspetta, dai, vieni. Siamo arrivati, eh? Oddio, ma quella è... Chi è che ti ha imprigionato? È quella che dobbiamo salvare. Aspetta che... Ah, iniziare il dialogo! Troppo tardi! No. Oh. Se sei da solo adesso. No, ci sei anche tu, vedi dietro. Ma non siamo saltati sulla pedana. Però tu non è che mi dici... Oddio. Ma ti ho detto aspetta, Ma perché non salti subito? Perché? Perché volevo parlarti di come funzionava il combattimento qua. Va bene. Vabbè, cerchiamo di ammazzare subito lui. Perché ti inizierà a tirarti contro non morti a go-go. Una creazione. General Thorn, he appreciates you, and he wants you close at hand. So, I am here to whisk you back to him. Non credo che sta molto contento. I welcome the sight of him after these hundred years. Sì, proprio ha sputato per dire quella cosa. General Thorn, I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some. Lei dobbiamo salvarla perché è quella che può curare la maledizione del oscura. Ok. Ah, tu già hai messo il cuore del paladino, ok. Aspetta. Vabbè, per forza, è tamarrissimo come frase. Please. Gli Asimar sono mezzi uomini, mezzi angeli. Ok. Comunque tu sei giù comunque tutto ciò, però vabbè. Sì, nel cutscene sì, quando inizia la scena sono indietro. Però non potevi dire aspetta prima di saltare. Come ti ho detto aspetta. Sì, però aspetta, non aiuta. Ti ho visto passare, ho detto no, non cazzo vuoi? La tizia lì, sai che dovevamo cercare la reliquia per Thorm? Sì. È lei la reliquia che dobbiamo portare. Ok. Sì, sono leggendo un atto, ragazzi. Vatte da qui o sei un uomo morto?
Attaccalo! Io vorrei attaccalo. Sì, attaccalo. Vabbè, tanto è uguale, tanto gli avrei rotto il cazzo stesso. Tanto. No, no, la prima. Sì, palesemente. Mistakes. Ecco. Ecco. Ok. Tanto attacchi sempre prima tu. Cioè... Sì, ma guarda che. Guarda che ospite c'ho vicino. No, non proprio dei migliori. Vabbè, spingilo prima di voi. Tanto credo che. Vabbè, potresti sperare. Se fossi in te, aspetta, chi è questo? Questo. Guarda, se fossi in te l'attacchi dopo. Vabbè, è a posto. Ok. Più che altro perché questo io adesso non posso saltare qua, perché quello lì mi spinge giù. Ok, attaccalo direttamente. Il nostro obiettivo è ammazzare lui. Fai. Maltazar. Lo so. Io posso usare la campanella, giusto? Non so, puoi provare. Proviamo. Qual è il problema? Puoi provare. Ma certo, tentare non nuoce. Se no perché ti ha dato la campanella, così a caso? Per usarla contro l'amico di... Ma mai dire mai. Tanto quello non ha cervello. Beh, Dio. Ah? Aia. Ok, lui lo lascio qua che ci fa copertura. Sì. Ok. Va bene. Quanto ha preso? Buono. Adesso. Ora ti ha preso. Cazzo! Hai visto quanti danni ti ha fatto? Ah, pochino. Allora, come si usa il campanello? Come si fa? In basso dovresti averlo nell'inventario, tipo. Nell'inventario. Ok. Dato. Tasto destro. Ah. Che cosa fai? Come faccio? Lancia incantesimo delta. Così? No, sul campanello fai il tasto destro e sì, penso di sì. Ok. Vediamo un po'. No, non credo che funziona così. Come funziona? Aggiungere la barra? No. Volevo vedere come funziona, scusami. Si dovrebbe usare. Aspetta, tutto tentativo. Forse ma qua. Non funziona qua, secondo me, sai? No, non funziona. Vabbè. Allora faccio... Ok, tu a chi stai attaccando? Bravo, ora tocca a me. Ok. L'hai già ucciso? L'abbiamo ucciso? Sul serio? L'abbiamo già ucciso? No, non può essere. Sì, l'hai ucciso. L'hai sciolto. Non lo sapevo io. Vabbè, io pensavo sarebbe mica un boss fortissimo. Invece è una sega, cazzo. Vabbè, ma siamo noi che forse siamo troppo forti. Non c'è sì, esatto. Sì, vabbè. Grazie. Non c'è di che. Ma sai che io ho bisogno dei miei spazi. Ma proprio l'ho ucciso male. Sì, beh, io gli ho tolto metà vita col fulmine. Ho capito, però... E appunto, non me l'aspettavo. Non se l'aspettava. Ma nessuno se l'aspettava. Cioè, tu che... E Paolo è pieno di nemici, ti ucciderà. Ok. Ma il bello adesso facciamo l'incantesimo più forte del chierico. Scacciare non morti. Ah, vuoi farli... Ok. Puoi attaccarlo se vuoi. No, io non posso. Ok. Non puoi accecarmi, sono già cieco. Lol. Ah, guarda, sì, guarda chi c'è là sopra, eh. Io ti consiglio di stare attento. Appostata. Eh sì. Ecco appunto. Se ce l'ho con te. Grazie. L'avevo fatto. Se sono due, ce ne sono.
Ah, comunque dobbiamo proteggere lei, eh. E come facciamo a proteggerla, scusami? A uno di vita? Evitare che i non morti la colpiscano. Ma a uno di vita, praticamente. Bene. Dica. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Non ci credo, non gli ho fatto un geyser, vabbè. Beh. Se mi lasci fare, ecco. Mi devi dare tempo di fare le cose. Ok, va bene, calmati. Scuscia. Hai ragione. Giusto per attirare sempre l'attenzione. Attaccate quella distanza se potete. Che mi fanno paura. Madonna. Ci stava uno lì però, non volevo dire, però. Sei un infedele. Grazie. Grazie. Non ti curerò comunque. Ho curato tutta la vita. So che cosa vuoi ancora. Che bello contrastare gli incantesimi. Ancora cecità, bastardo. Mica lui da qua sta cecchinando la gente. Non l'ha colpito. Ah! Come non detto, mi scuso. Chi è rimasto? Ah, questo qua mai scacciato. Questo qua è lui. Questo è lontano, questo qua. Non so se ci arrivo. Infatti non ci arrivo. No, l'ha ucciso, l'ha ucciso. Ma ce n'è ancora uno lontano. E ora ne manca uno vicino. Due. Dov'è l'altro? È laggiù. Ah, oh, è la madonna. Ma questo qua te lo lascio, io vado a prendere l'altro. Se no attacca lei però. Bel colpo, eh? No. Devo fare usare la metamagia. Usare incantesimo distante, se no non lo prendo. Carica! Posso di averlo preso, peccato. No. A lui ne sono la caga, lui a questo qui, vabbè, vado io. Perché sei più vicino tu. Beh, in realtà, cioè, era più vicino, cuore scuro, però va bene. Ah. Bella. Ah, ok, va direttamente da me, bravo. Mamma mia, dolore. Si chiama dolore. Ok. Ma la devo liberare dopo gli acquista? Sì. La libero io? Aspetta, perché il cuore scuro c'ha la cinematica da fare con lei. Ah, ok, fai. Deve redimersi. Aspetta, eh. Sì, non dobbiamo. Non dobbiamo sbagliare il tiro qua. Salva, eh. Ehi, sta salvando già. Però. Parte. Balthazar has drawn his final rancid breath. Pity it was not my hand that brought it about. Instead, you, who have come to seek the praise of your wicked goddess,
You, you have come to drive a dagger through my heart. Cazzo, madonna, quanto è arrabbiata. Sì, perché i chierici di Shar devono uccidere questa divinità per compiere il volere di Shar. Il problema è che Shar l'ha sempre ingannata con Rescuro, perché Shar è la dea dell'inganno. Ok. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. Basta a me. Ok, non devo. Io farei la 4. Perché tu hai paura che la uccida con interferire. Beh, anche la prima, però. Secondo me la prima, perché comunque ha detto che mi vuole bene, quindi sì. Proviamo. Io faccio la 1, Eh sì, infatti. Il potere dell'amicizia. Bellissimo. Proviamo. A prova. Non peggiorare la cosa, donna! Donna! Stiamo cercando. Questo è un salvataggio! Nessuno sa che questo è un salvataggio? È talmente incazzata che non so neanche come si sta trattenendo. Quale anima buona sta trattenendo? Perché sto immaginando te e il mio personaggio che la trattengono. Prego, dimmi che. Ah. Persuasione, persuasione, parlo, ti prego, persuasione. Ma io farei anche la 3, eh? Se qualcuno su di te risparmia, non è che ne sono passato a dire. Non lo so, resta. Perché lei vuole. Ma lei vuole sapere del suo passato, cuore scuro, eh? Sì. No. No, cosa fai? No, non è una buona idea. No. Era meglio persuasione. Ah. Quella cosa. Ah. Tutti guardi. Ah, nonna. Ho perso il mio secondo cuore da drago per questa cosa. Segno di amicizia. Viva il potere dell'amicizia, signore. Vai, toccala. Toccala. Ok. Che sta succedendo?
Sul nell'acido! Nell'acido! Mi sto scegliendo! Mi sto scegliendo! Oddio. Ma no, se spaventa pure lei, si sta spaventa. Ok. Diventa Super Saiyan. Ma serio, sto diventando Super Saiyan. Ah, esatto. Ah, Freezer, non avresti dovuto. Ma è stato un errore. Che scena proprio. Non avresti dovuto. No, è Sailor Moon. Sailor Moon. È una Valchiria. È una Valchiria. Eh sì. Che figata. La trasformazione alla Sailor Moon questa. Vabbè, più o meno. Eh sì, con la luna, potere della luna, viene a me. Bella armatura, questo mi piace, figo. Sì, però parlate, non vi guardate in continuazione per tutto sto tempo. E fu così che crashò. E noi. No. Questa scena così figa. Ci volete far realizzare? Oddio. Oh. Ok, ti metti a dalle arti con noi e entri nella nostra... No, entra nel nostro party, no, però ovviamente indovina dove va. No, 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 non nel party, verrai con noi nel... ovviamente. Tu sei vergine, per tutti questi anni, ferma. Basta. La vergine della luna è la sua divinità. Guarda, guarda Thor! Guarda che figa che... Questa è una Valchiria. sì, infatti è... Ho quella cosa del tipo: ho visto Valchirie del mio regno migliore. Non lo so, è più o meno. Per la mia arma? per la mia arma? A tu un'arma. Ma questo però risponderebbe lei, credo, non lo so. Sì, qui è lei, qui è lei. Per la mia arma naturalmente è brutto. Pronto per cosa, dai? Secondo io voglio l'arma. Ho capito, però pronto per cosa? Non lo voglio so. L'arma. Esatto, e poi... Beh, inizia a darmela, poi vediamo. Oh, questa mi piace, sta cosa. Però dammi l'arma. No, non me la dà. Te la sta dando, volando però. Via. No, l'arma. Niente altro. Sì, infatti, effettivamente. Andiamocene da qui. Faccio la prima. Guarda che è da Thor la prima, eh. Sì, tecnicamente sì, sì. Thor dice, e quindi? Dai, te lo sta chiedendo con tutta onestà. Si sta cagando sotto. E tu, e cuccio. Uscita dall'oscurità. Andiamo. Ciao. Aspetta, che la cutscene. Qual cutscene? Ah, me l'ha data la lancia, eh. Sì, però dov'è la cutscene? Io non la vedo. Adesso parte, aspetta, dai un attimo. No, c'è stato un secondo, ho visto, però non so. Ho paura. Qua è ricrasciato tutto. Dov'è la cutscene, signori? Dovrebbe partire adesso, tipo. Ok. Lo vedi? No. È un bel problema. No, clicca sull'orecchio come quando guardi le conversazioni. No, non vedo l'orecchio. Non vedo l'orecchio. Ah. Non c'è proprio l'orecchio. Dovresti vederla, non è possibile.
Non c'è. C'era prima un attimo e è svanito. Cioè, capito? Ma tu cosa stai vedendo, scusa? Niente. Sono qui a vedere che siamo fermi. Clicca su sul mio personaggio. No. Beh, in realtà non succede niente, c'è solo sta qua che vola, però. No, allora niente, clicca, boh, non lo so. Io non vedo niente. Dov'è la tizia che vuole in tutto ciò? Io non la sto manco vedendo. È andata via, è tornata nel mondo quello dove c'era la maledizione. Ok. Vedo un'allarma bellissima che sta tenendo cuore oscuro. Sì, è quella che gli ha dato. Ah, ok. E allora basta, cioè andiamo. Prima deruba il tizio morto. Ah, vuoi dire cosa? Che è Baltazar. Vado io. Comunque abbiamo shottato. Diadema delle ossa. Animale morti! Mio. Non hai capito un cazzo, è mio. Non so cosa stai prendendo. Come? Non lo sai? Cosa fa? No, non lo so. Il diadema per casco, lo tengo in testa. Posso dell'elmo? Sì. Ok. Ma è meglio, rispetto a quello. Allora, aspetta. Ma scusami, aspetta, perché tengo lo scudo della... Perché me l'hai dato? Me l'ho dato io perché cuore scuro, quell'arma ha due mani. Ok. Che allora posso riprendermi, ma me metto di nuovo addosso, certo. Che figo. Sì. Ok. Andiamo. Ho preso una cosa che mi piace un fottia. Oddio. Che cazzo? Che è successo? È caduto a terra. Ma l'hai vista? No, io sto venendo tutto nero, perché? Perché parte un accidente. Dovremmo essere fuori dal tempio, no? Sì, siamo fuori dal tempio, ma ho visto una cosa tragicomica. Più che apparenza, ho un punto esclamativo con lei. Credo che dovresti parlo parli... io. Sì, parli tu. Ok, e parli da sola. E parla con me, perché? No. Devo parlarci io. Ha parlato da automatico, non è colpa mia. Ti ha tradito, ti ha fatto il corno. Perché sei uscito per primo dal portale. Forse. Worse than failed her. I defied her. Just because of what that Asimov said. I tried to leave. But Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but... Okay. I had no idea. It felt like I was suffering the agony of a thousand people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught. Sono sola. Torro qua, avevi bisogno di te. Io fai questo. A tre. Aspetta, ancora sta parlando. Se ci può essere qualche consolazione, penso che tu abbia fatto la scelta giusta. Madonna, che brutta seconda, che palle, mo li sto leggendo. You're lucky to have such confidence. Me. I think the full price of what I've done has yet to reveal itself. I'm a target for Lady Shah. È tranquillo, se lo siamo quasi tutti ormai, quindi è tutto normale. My son promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. She took flight to hunt down Kethric Thorne. All I can do is help hasten his demise and hope that answers soon follow.
Thor, allora hai qualcosa da consigliare? Termina la conversazione, però. Sì, vuoi farle tu? Meglio. When the chance arises, I must speak to Night Song again. Whatever she claims to know, it may just help me make sense of everything. Bene. Ok. Adesso andiamo. Tu hai capito che cosa posso fare adesso? Devo andare. Cosa puoi fare adesso? Vuoi vedere? Cos'è? Posso praticamente rianimare un morto. Ok. Anche okay, io lo posso fare. Come? No, te lo dimostro subito appena trovo un cadavere. Mi serve Ah, solo lei! l'acqua. Vabbè, grazie, lei, io pensavo tu, che ne so io. Ok, andiamo alla una locanda All'accampamento. dell'ultima luce. Ah, No, ok. alla locanda. Locale di ultima luce, cioè, andiamo. In realtà dovremmo stoppare qua la live. Là stoppiamo la locanda. Perfetto. Dovremmo incontrare anche il gigante che è andato a bere. Se non sbaglio. Gigante che è andato a bere. Il caro amichetto dei Satana che ha detto di andare qui, figura. C'è una cinematica. Ah, ok. Credo che tocca a te, ti sta parlando. Sì, aspetta che vedo ancora tutto negro. Ok. Ok. What matters is you have him in a corner. Mi sono perso, che è successo? Peterik. And every fighting body in this place have Ah, è gone to partito the North l'attacco. Towers to face Ketherick down. She's waiting for you there. Oh, adesso c'è la battaglia finale, però no, aspetta, battaglia finale dell'atto. E dovremmo salvare e fermare qua, ragazzi, per forza. Mega battaglia. Prima End this. Now we're all counting on you. andiamo all'accampamento e la chiudiamo lì. Sì. No, io consiglio di fermare qua perché l'accampamento succederà la cinematica. Sono Va bene, allora. sicuro. Quindi salva adesso, fidati. Perché l'accampamento succede qualcosa. E poi Prima di andiamo. andare al campamento perché voglio abbandonare il cuore scuro e prendere Will di Sì, nuovo. però la stoppiamo qui come live, in Sì, senso. Mo sono le 18. Abbiamo tempo per un'altra live? O la sì. stop o faccio direttamente Vabbè, stasera? Ah? per un'oretta la faccio. Ok. Vai, vai, Allora. facciamo. A fra poco qui dal 38 passo e chiudo. Solo sto per interrompere questa e partiamo subito, eh? Un secondo. Fuoco.